Durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto? In onda ieri, mercoledì 12 giugno 2024, su Rai 3, sono stati affrontati molti casi di persone scomparse e fatti di cronaca attuali e passati. Tra i tanti argomenti della serata anche il misterioso caso della morte di Viviana Resinovic, la 63enne era scomparsa da casa sua a Trieste il 14 dicembre del 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio del 2022. Le indagini sono ancora in corso e c'è poca chiarezza su quanto successo ormai più di 2 anni fa alla povera donna. Nel discutere del caso, Federica Sciarelli ha avuto uno scontro con l'ospite della serata Sebastiano Visintin, il marito di Liliana. Cos'è successo? Chi l'ha visto? Scontro tra Federica Sciarelli e Sebastiano Visintin. Momenti di tensione nello studio di Chi l'ha visto? Tra Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, e Federica Sciarelli. La conduttrice ha scoperto che proprio Sebastiano Visintin aveva chiamato in studio per parlare del caso. Secondo la Sciarelli il suo atteggiamento sembra un modo per mettersi in mostra. Mi perdoni se l'ho fatta aspettare, ma lei mi ha detto all'ultimo che sarebbe venuto. Mi ha chiamato al telefono, dicendo che voleva venire qua. Perché? Ha chiesto la conduttrice. Io sono quasi 21 mesi che ancora non so cosa sia successo a Liliana, ha risposto l'ospite. Io a volte ho la sensazione come fosse diventato un film. L'impressione è che lei e Sterpen siate diventati protagonisti. State sempre in televisione ed è come se Liliana sia stata messa all'angolo. È tutto irrispettoso, anche il fatto di parlare della vita privata di Liliana, ha detto Federica Sciarelli. Visintin è parso subito infastidito. Sebastiano Visintin infastidito dalle domande della conduttrice. Il marito di Liliana ha spiegato perché sceglie di parlare in televisione del caso. Mi consigliano di non andare in TV, ma sai cosa? Si va alla ricerca di pezzi. Io non mi sono mai permesso di offendere o parlare male di qualcuno. Sono state dette cose inumane, anche l'interruzione di gravidanza. Mi hanno ferito, ha detto l'uomo, che è parso poco collaborativo nei confronti della conduttrice. Federica Sciarelli gli ha fatto alcune domande alle quali lui chiaramente non voleva rispondere. Mi dici cose che io non voglio affrontare, queste cose sono state chiarite con la procura. Non voglio parlarne, se ci saranno altre cose di cui discutere sono disponibile a rispondere. Io non sono in tribunale, la risposta del marito di Liliana. Poi l'insinuazione della conduttrice ha mandato su tutte le furie Sebastiano. Federica Sciarelli fa infuriare Visintin. La conduttrice è tornata a parlare del numero di telefono bloccato dall'ospite prima di andare in procura in quanto aveva sentito un uomo ansimare quando aveva risposto alla chiamata. Ci poteva essere uno stalker? So che lei si pente di essere venuto qui. Visintin non ha nascosto il suo pensiero al riguardo. Sì, è vero, torniamo indietro nel Medioevo. Cosa vuoi se ti risponda sul passato? Mi parla di tutte le cose che ho sbagliato? No. Io ho dimostrato tutte queste cose, la questura ha chiamato mio figlio, ho mostrato tutto, ha detto l'ospite non contento delle domande che gli sono state poste. La Sciarelli poi lo ha affondato. Non è che suo figlio pensa che lei sia coinvolto? Ha chiesto. Ma che domande mi fa? Sono domande veramente pesanti, io te lo dico. Posso assicurarti che comunque verrà un giorno in cui ci incontreremo, non siamo arrabbiati l'uno con l'altro, ha sbottato.